Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Sono usciti un po' a sorpresa questi mutaforma dopo i tots che sembravano un po' la promo che andava a chiudere quest'anno di FIFA 22 e quindi oggi tornano le review e ci andiamo a gustare come si comportano sul campo tre fuoriclasse assoluti. Messi, Son e Atal, in particolare i primi due super interessanti perché hanno ricevuto un bel upgrade insolito sulle stelle skill. Partiamo da Atal, il tuttofare algerino, vedete che si destreggia benissimo con la palla tra i piedi, serve ottimamente i compagni dopo aver guadagnato tempo di gioco. Qui anche è buono lo speed boost, si fa apprezzare Atal anche in velocità quando c'è da tirare degli strappi. Qui ancora una volta vedete nello stretto come si muove benissimo, manda praticamente al manicomio tutta la difesa avversaria col portiere che non sa più che pesci prendere. Poi disorientato anche Maldini, finta e controfinta, si prende il centro dell'area di rigore, tacco tacco per apparecchiare la conclusione di Mancino e gol che appunto ci dimostra che come giocatore anche in fase offensiva si rende pericolosissimo. Qui invece abbiamo visto un ottimo recupero con contrasto, posizionamento preciso su questo intercetto, con l'L2 qui va a marcare Okocha in maniera pulitissima, poi anche a riprendere il pallone. E poi andiamo ad analizzare invece Lionel Messi nella sua versione appunto con 5 di skill, possesso del pallone notevolissimo, avete visto come si è girato alla grande prima, qui come ha finalizzato col destro che pare un 5 skill per quanto è efficace, ottime anche le giocate come questa con l'elastico, tiene la palla attaccata ai piedi Messi, dotato sempre del solito incredibile tiro a giro col mancino. Ancora una volta qua invece apprezziamo il suo controllo palla, serie di skill, doppio elastico, entra in area, disorienta tutti gli avversari e poi finalizza ancora una volta di destro davanti la porta. Qui ancora un reverse elastico e poi un mancino a fulminare il portiere. Devo dire che mi ha convinto tanto in zona realizzativa. E poi tutta una serie di giocate che altri Messi non possono fare, come questa della sola più lo scoop turn, che spesso gli avversari non si vanno neanche ad aspettare. Quindi è un ulteriore fattore a sorpresa che per me influisce tanto nella valutazione positiva di questo giocatore. Qui ancora una volta elastico, va via bene, poi viene chiuso in campo aperto, vedete com'è difficile che venga recuperato. E poi ancora una volta skill imprevedibile che ha guadagnato con la quinta stella e va a finalizzare. Passiamo a Son che qui ci fa vedere un timido speed boost non proprio dei migliori, però la gran caratteristica di questo giocatore è il tiro a giro anche da dentro l'area. Qui invece uno speed boost molto migliore, però come per vi ho detto il discorso di Felipe Anderson che vedrete, uno speed boost non costantissimo. Qui gran controllo palla, devo dire che rispetto ad altre versioni, rispetto al TOTS, questo mutaforma mi è sembrato veramente tanto più agile. Guardate qui come si è girato mille volte su se stesso e poi ha finalizzato. Qui ancora una volta reverse elastico, tiro a giro a sorprendere Van der Sar e gran gol. Qua ancora si busta, cambio di direzione con suola più scoop turn guadagnata alla Messi e fulminata al portiere, quindi ottimo finalizzatore il buon Son. Allora ragazzi, dopo aver testato questi tre campioncini, partiamo da Atal e già vediamo che insomma c'ha tutta una serie di statistica al posto giusto, perché ha come work rate alto alto, 4 di skill, 5 di piede debole. Ha disputato 22 partite, 3 gol e 7 assist, quindi l'ho provato veramente tanto, ma come lui anche gli altri giocatori. I ruoli in cui l'ho impiegato sono stati diversi, l'ho giocato davanti alla difesa nel 4-2-2-2, l'ho giocato anche in un centrocampo a 3 e devo dirvi che l'ho piazzato anche poi da esterno. E secondo me il ruolo proprio dove rende meglio è da centrocampista in un centrocampo a 3, però non disdegna anche un'ottima fase difensiva nel centrocampo a 2 e soprattutto se giocato magari nel 3-5-2 fa benissimo entrambe le fasi. Quindi già questo suo poter essere speso in varie parti dal campo per me è veramente un qualcosa che pochi hanno quest'anno su FIFA. Poi veloce e molto veloce, nonostante per via del suo body type non è che abbia questo speed boost bruciante, ha un buono speed boost ma non dei migliori. La velocità si sente, anche se quel 99 di velocità non è lo stesso 99 di velocità che può avere per esempio un Vinicius. Ottimi passaggi, l'ho trovato anche interessante in zona di finalizzazione, davanti la porta devo dire che quando si è trovato non ha deluso le aspettative. Molto agile palla al piede, infatti quel 98 paga, 98 anche di equilibrio, 90 di reattività
In fase difensiva, grazie al suo alto-alto, l'ho trovato tremendamente fastidioso e tremendamente presente, anche grazie al 99 di aggressività, 94 di intercettazioni, sta sempre in mezzo alle scatole. Fa bene sia la fase automatica che la fase manuale, ripiega bene tra i difensori quando non è in possesso del pallone, quando invece c'è da impostare l'azione si rilancia subito, quindi si sente bene il suo work rate. Io ho utilizzato come sede intesa ombra, nonostante avesse già 99 di velocità, per boostare al massimo la difesa. Io di solito metto sempre ombra, pure se sono maxati, e devo dire che in complessivo gli do un bel 8,5, va tendente al 9, perché considerata anche la qualità prezzo e la sua facile ibridabilità, è veramente un gran giocatore. Passiamo a Son, un altro giocatore che riceve un bel boost in termini di skill e piede debole, perché infatti diventa 5-5, 1,83 m, come potete vedere 22 partite, 21 gol e 6 assist, quindi veramente tanta roba per sto Son. Allora, giocato ovviamente da punta in un attacco a 2, e vi posso dire che rispetto alle altre versioni di Son, questo qua mi sembra molto più agile palla al piede quando c'è da liberarsi, rispetto a tanti altri giocatori che ricevono il boost della skill. Lui skilla anche discretamente bene, la palla quando fa l'elastico, il reverse elastico, la tiene attaccata al piede e non se l'allunga troppo. Poi, grazie anche alla sua altezza, cioè dei movimenti abbastanza ampi che gli fanno prendere campo, quello che mi ha deluso però è stata la sua velocità in campo aperto. Perché vuoi un po' il body type, vuoi un po' il fatto che comunque un giocatore di 1,83 m non ha questo gran speed boost, non va tanto via in velocità, però quando si tratta poi di doversi girare per bene dentro l'area di rigore lo fa, finalizza anche alla perfezione visto che c'ha anche 5 di piede debole, ha dei buoni passaggi, ma quel 95 mi sembra un parametro un po' generoso perché mi ha fatto un po' smadonnare con alcuni passaggi per i compagni, ha anche il tiro di precisione, motivo per il quale potevo anche pensare di metterlo esterno, cosa che ho provato a fare, però poi come vi ho detto ho dovuto desistere perché per via di quel suo problema palla al piede in campo aperto ho avuto una gran fatica a dare campo agli avversari. Quindi da punta assolutamente anche per lui un 8, 8,5, non mi sento di andare su 9 voti troppo alti perché comunque parliamo di giocatori molto costosi e 9 per me devi essere super completo, però dai, un 8 per sto Son mi sembra un voto più che giusto, stile intesa consigliato motore per cercare di renderlo un po' più agilotto. Passiamo a chiudere con Messi, versione con 5 di skill, una novità assoluta, 7,6 milioni il suo prezzo di acquisto, 22 partite, 18 gol e 13 assist, quindi anche lui molto presente. Giocato in un attacco a 2 proprio per vedere se davanti la porta fosse effettivamente un gran finalizzatore, e lo è, perché veramente segna in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo però lo potete spendere anche in altre zone, lo potete giocare esterno per rientrare e tirare a giro, lo potete giocare COC perché c'ha 99 di passaggio corto e 99 di passaggio lungo, nonché 99 di effetto, quindi praticamente quando c'è da servire un compagno non sbaglia mai. Speed boost qua della Madonna, quando c'è da segnare segna, sia di destro che di sinistro, sempre detto che Messi c'ha un destro che è quasi un 5 stelle, ha anche ovviamente il tiro a giro, e che tiri a giro fa sto Messi soprattutto col timed, agilissimo, non c'è neanche bisogno che ve lo dica io, una trottola questo qua con la levetta palla al piede. Quello che però un po' mi delude di questo giocatore è il prezzo, perché 7,6 milioni è veramente una cifra abbastanza inarrivabile per la maggior parte dei giocatori, quindi vi posso dire forte, però overprezzato. Immagino l'hype di avere un Messi che può fare gli elastici, però secondo me un prezzo giusto sarebbe sui 5 milioni, considerando soprattutto quelli che sono i suoi competitor a una cifra così alta, quindi riceve un voto 8 che poteva essere molto più alto, però il discorso prezzo lo penalizza veramente tanto. Per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete provato questi giocatori anche se un po' costosi. Vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento alla piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Un saluto a Kira e io vi lascio al prossimo video. Un saluto dal vostro Liberoschi, ciao.